Oh, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo qualcosa di diverso, ma praticamente uguale. Questo non vuole essere un video a livello, diciamo, professionale, perché ovviamente anche io non sono molto bravo in cucina, però se sono riuscito a fare io un buon risotto, come vedrete alla fine del video, sicuramente riuscirete anche voi. Allora, il prodotto principe è sempre il mio zafferano. Vi ricordo che si trova in stimmi, quindi sono praticamente proprio la parte più pura e sono tutti completamente rossi, perché io ci tolgo la parte finale dello steam che è giallo-bianca, quindi che è quella che dà meno aromi. Quindi con questo siete garantiti sulla purezza del vostro risotto. Inoltre lo zafferano è stato riconosciuto come per avere proprietà antitumorali, in particolare questi carotenoidi, la crocina e la crocettina che ci sono dentro, appunto a livello molecolare dello zafferano, sono potenti antiossidanti che proteggono le proteine, il DNA. Oltre a questo, anche se poi assunti, diciamo, a livello di tisane, quindi disciolti nell'acqua, hanno anche forti proprietà sia antidepressive che rilassanti. Ma per partire alla grande nella preparazione di un ottimo risotto, bisogna prima di tutto stappare una bottiglia di birra. Questo altrimenti, se non si fa, potrebbe pregiudicare la riuscita del nostro risotto. Ovviamente qualsiasi marca va bene, non è importante. Iniziamo. Allora, prima di tutto si mette a scaldare un po' di acqua per fare il brodo. Io per comodità uso poi un dado vegetale. Si può anche fare brodo con le verdure al momento, ma per comodità appunto si usa un dado vegetale. Poi si prendono all'incirca 6-8 stimmi per persona. Quindi noi siamo in 5, poi al massimo possiamo aggiungere anche qualcuno dopo. Io che trucco uso? Essendo lo zafferano in stimmi, quindi non in polvere, per facilitare lo scioglimento appunto e il rilascio di tutte le sue sostanze nel brodo, io cosa faccio? Lo metto in un pezzettino di carta forno, dopodiché lo richiudo e con un cucchiaio lo schiaccio e diventa polvere. Diventando polvere fa poi meno fatica a sprigionare appunto tutti i suoi aromi nel brodo. Poi anche se rimane un po' più grossolano non succede niente. Voilà, e abbiamo la nostra polvere di zafferano e li possiamo mettere all'interno, non della birra, ma della nostra tazzina da caffè, in cui poi dopo andiamo a mettere il brodo caldo. Quando è caldo il brodo, non quando bolle, si aggiunge. Guardate già che colore. Poi si fa soffriggere un po' di cipolla con una noce di burro, poi si fa tostare il riso qualche minuto, sfumare con un po' di vino, poi una volta evaporato l'alcol, piano piano con il brodo, in modo che sia tutto coperto il riso, fino a quando non arriva più o meno al dente come cottura. In quel momento lì, solo all'ultimo, si aggiungono i pistilli che abbiamo messo prima a bagno nel brodo caldo. Infatti è diventato tutto rosso. Ok, alla fine, come per magia, qui adesso prende colore, lo si continua a girare, bello giallo. Questa qua è per fare proprio la sciccheria. Ok, io spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio tutti quelli che hanno comprato i pacchetti di Natale e che sono venuti qui a vedere il video con il codice che avete trovato in confezione. Spero di potervi anche vedere presto in azienda e che possiate venire a trovarmi e magari anche l'anno prossimo, se ci sarà un po' meno di Covid, magari riuscire anche a raccogliere di persona lo zafferano, perché è una cosa che vorrei provare a fare con qualcuno. E vi auguro buone feste, ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao belli!